dire tutta la verità in questa intervista? Sì, quasi tutto, insomma, a volte non si può dire. Del giorno del tuo esordio, era un campionato di Serie B, che cosa ti ricordi? Mi ricordo una grande emozione, anche perché ero giovane, ho solo giocato in primavera e mi ricordo che il mio esordio fu a Caserta, Casertana Piacenza. Penso che perdemmo anche probabilmente 1-0, io entrai negli ultimi minuti, però per me fu una grande emozione perché era l'esordio in Serie B e insomma neanche io avrei pensato poi di avere una carriera così. Tante squadre, tutte comunque storie di successo. Se dovessimo parlare di ogni squadra, Piacenza è la squadra di casa tua, quindi credo che tu ci rimarrai affezionato per tutta la vita. Sì, però penso che la cosa che mi rende più felice è che dove sono stato comunque ho lasciato un buon ricordo come persona, che è la cosa per me fondamentale, perché vabbè, i risultati calcistici sono importantissimi e tutti se li ricordano, però magari quello che hai dato umanamente, quello che hai dato alla gente che ti ha voluto bene, quello lo sanno loro effettivamente, e dove sono tornato sempre riscontrato grande stima nei miei confronti, soprattutto come persona, e questo è una cosa che mi rende molto orgoglioso. Ecco, parliamo dell'EFE, io mi sono scritto i dati perché non li ricordo tutti a memoria come te. 21 partite e 13 gol in C1, insomma, una buona media. Sì, fu un anno importantissimo perché arrivavo dalla primavera del Piacenza e quella di andare all'EFE fu una scelta azzeccata, anche se i primi mesi furono difficili perché ero lontano da casa, giocavo poco e io molto attaccato alla mia famiglia. Per me restarci lontano tutta settimana per poi la domenica non giocare mai, dopo i primi 2 mesi è incominciato a diventare molto, molto dura. Però per fortuna lì ho capito che credevo molto in quello che stavo facendo e volevo che il calcio diventasse la mia professione perché era prima di tutto il mio divertimento maggiore. Poi sono entrato in squadra, è stata una cavalcata bellissima, tanti gol, il primo gol da professionista col Siena indimenticabile negli ultimi 3 minuti della partita, ero appena entrato e vincemmo 1-0, una gara fondamentale per noi, e da lì ci fa tutta un'altra serie di gol, insomma un bel anno e una grande soddisfazione. Che era l'allenatore dell'EFE, andò al Verona e mi portò con lui, anche lì andai in Serie B, insomma la prima esperienza, facevo il militare, ero via tutta settimana, però sapendo di avere un allenatore che mi conosceva. Dove l'hai fatto il servizio militare? Ho fatto il CAR normale ad Ascoli come tutti e poi ho avuto la fortuna di essere in nazionale militare a Napoli. Dovevo tutta la settimana andare a fare un'amichevole in giro per l'Italia, però perdevo solo 2 o 3 giorni di allenamento e questo era fondamentale per potermi preparare bene alle partite. Poi avendo Mutti in panchina che mi conosceva, insomma giocavo e fu un anno bellissimo, lì nacque anche il mio soprannome Super Pippo, la gente mi voleva bene, furono i primi gol in Serie B, giocavo nell'Under 21 e poi diventai anche campione europeo Under 21 quell'anno, fu un anno veramente magnifico. Serie A nel 1995, il tuo esordio è stato il 27 agosto, che differenza c'è da un esordio in Serie B e un esordio in Serie A? Beh, per me sono stati comunque tappe importantissime e fondamentali, per cui la tensione era uguale. Chiaro che l'esordio in Serie A poi fu proprio a Bergamo, che è strano il mio destino perché ho fatto il primo gol in Serie A al Piacenza, che è stata la squadra dove sono cresciuto e della mia città. Ho fatto l'esordio in Serie A a Bergamo, la squadra dove poi sono diventato capocannoniere del campionato, per cui qualche accostamento strano c'è. Però insomma fu un esordio al fianco di Stoichkov e Zola per me, per cui ero abbastanza agitato e comunque mi sembra che pareggiamo 1-1 se non sbaglio. Poi fu una buona stagione a Parma nonostante un brutto infortunio che mi tenne lontano parecchio tempo dai campi da gioco.
Ecco, l'hai accennato tu, il tuo primo gol in Serie A contro il Piacenza, non esultasti. Che cosa scatta dentro ad un giocatore per portarlo a non esultare? Ma io, sai, prima della partita i tifosi del Piacenza mi avevano premiato. C'era grande rivalità fra Parma e Piacenza. Io entrai al 90° sul 2-2 e segnai la partita. Per cui in quel momento mi venne spontaneo, perché secondo me sono cose spontanee, quella di non esultare e di chiedere scuse ai tifosi del Piacenza. Però io in quel momento facevo parte del Parma e dovevo cercare di dare il meglio per quella città. Molti non lo capirono e io sono queste un po' le cose che mi lasciano perplesse nel nostro mondo, perché più di così non so cosa avrei dovuto fare. Tornai a Piacenza a giocare e ci fu molta gente che prese male questo mio gol, insomma, non capendo che poi io facevo solo il mio dovere, basta. E oltretutto il primo gol in Serie A, probabilmente nella testa di una persona, pensi che quando lo faccio tre giri di campo, io non ho neanche mosso un dito. Qui l'avevo fatto proprio per rispetto dei tifosi, insomma. Atalanta 33 partite, 24 gol, il primo giocatore atalantino a diventare capocannoniere. Sì, beh, lì fu un'annata magica, insomma, segnavo parecchio, una squadra alla perfezione, fatta per me, penso, perché i miei compagni sono stati eccezionali, mi mettevano in condizione di segnare tutte le partite. L'ultima partita a Reggio Emilia mi diedero pure la fascia da capitano, perché fortunato che era l'ultima partita che faceva nell'Atalanta, mi diede la fascia dicendomi è giusto che tu vinca, sia cannoniere con la fascia da capitano. Questo fu un gesto bellissimo che ricorderò per sempre, perché era proprio l'attaccamento, perché questo titolo di capocannoniere lo sentiva tutta la squadra, e questo per me era bellissimo, perché era anche merito loro se io riuscivo a diventare il primo italiano nella storia dell'Atalanta a vincere sia cannonieri, perché il primo era stato, perché in quell'anno c'erano i 22 gol di Jepson, che era il cannoniere principe dell'Atalanta, e io inseguivo questo suo record, perché era un record quasi impossibile da battere. Io ci sono riuscito e sono contento che con 24 gol sono entrato a far parte al primo posto, e auguriamoci che nessuno mi batta. La prima squadra importante, o comunque la prima squadra che poteva ambire a traguardi diversi dalle squadre in cui avevi militato prima. Sì, beh, anche lì, insomma, vincemmo lo scudetto subito. Abbiamo perso la finale di Coppa dei Campioni, abbiamo vinto la Supercoppa italiana. Insomma, iniziai a giocare anche in nazionale maggiore, cui furono i primi grandi passi, insomma, importantissimi, e le prime grandi soddisfazioni, perché poi vincere qualcosa con la squadra di importante come uno scudetto, penso sia la cosa più bella, che ti dà molto di più di una che sia cannoniero, dei tanti gol che hai fatto.
giorni belli, ho comprato anche casa, insomma, si stava, sì, c'era ancora, c'è Baiocco adesso in casa mia, insomma, in centro, insomma, vivevo come vivo qua, in modo molto tranquillo, la gente era molto cordiale con me, insomma, c'erano tutti i presupposti per poter far bene. Che vorresti sotto questo servizio quando poi lo monteremo e lo faremo sembrare una cosa bella? Shakira. È rimasta impressa, come mai? Ti ricordo una bella estate? Ma no, perché Shakira è la canzone che sento tutte le volte che vado a giocare nel pullman. E la sento da Milanello a San Siro, per cui quando arrivo in campo c'è solo quella. Sì, però continuo a pensare a questa canzone, allora va bene, penso. Il tuo primo giorno a Milanello? Ma ho trovato un centro bellissimo, di tutti mi avevano parlato benissimo, che non avevo mai visto con i miei occhi. Però sai, io ho sempre desiderato il Milan, nel senso che questa è una società che mi ha sempre cercato, Galliani in primis, che tutti gli anni mi faceva sentire la propria stima. Di cui quando ho capito che probabilmente alla Juve era ora di cambiare aria, non ci ho pensato un attimo, nonostante ci fossero anche delle altre offerte, per me la prima, non ci ho pensato due volte per venire e venire al Milan, insomma sono molto contento perché questi due anni sono stati veramente molto belli. Ti sei mai allontanato comunque molto dalla tua famiglia? No, vabbè, è chiaro che cerco anche di rimanere vicino agli affetti che ho, qui diciamo che al massimo, perché Piacenza è qui vicino, i miei molto spesso sono qui, i miei amici, insomma vivo, è una bellissima realtà questa per me, probabilmente anche in questo anno e mezzo al Milan ho fatto cose buone proprio perché ho trovato un ambiente ideale, forse come non ho mai trovato nella mia carriera, e mi auguro di continuare a fare belle cose, insomma. È sempre in attacco un altro grande giocatore, da 3 anni il suo chiodo fisso era il Milan. Basterebbe dire quasi 100 gol con la Juve in 5 anni per stare tranquilli, ma lui, Super Pippo, ancora tanta fame di gol e se la vuole togliere con il Milan, indosserà la maglia del grande Van Basten, la maglia numero 9, è Super Pippo Inzaghi! Difficili da marcare perché non sanno mai i difensori cosa fa lui, e oltretutto credo che sia uno dei pochi a giocare sul filo del fuorigioco, dunque non puoi assolutamente distrarti, tu difensore devi assolutamente sempre essere allerta, non puoi assolutamente perderlo di vista perché lui ti frega, ecco perché Pippo Inzaghi è un grande centravanti e un grande goleatore. Me.
Ha conquistato il cuore dei tifosi, non ne avevo dubbi. L'ha conquistato non solo con i gol, ma con delle prestazioni sempre generose, con la voglia di inebriarsi nel pubblico. I suoi gol, i suoi record sono storia che adesso appartiene all'Italia, ma a lui, ma anche al Milan. Sono quelli di un comune ragazzo che ha dentro quegli scarpini una sorta di calamita. Lì attira il pallone e soprattutto è capace di spedirlo laddove non possono arrivare mai né portieri né difensori avversari. La sua testa è quella di un ragazzo che è cresciuto con dentro la voglia di emergere e pur non avendo all'inizio grandi dote è riuscito a superare se stesso, a fare scuola, a impegnarsi, a pretendere da se stesso molto, anzi sempre il massimo, giorno dopo giorno, gol dopo gol, impresa dopo impresa. E alla fine ho tirato fuori questa piccola definizione. Filippo Inzaghi non è il re del gol, piuttosto che un giocatore straordinario, un attaccante, come dire, unico e irreparabile. No, Filippo Inzaghi è un animale da area di rigore. Forte giocatore del mondo nell'area piccola, se la contende quando Raul è in forma con il giocatore del Real Madrid, ma per certe caratteristiche Pippo è assolutamente unico e secondo me ha il Milan e Inzaghi, ripeto, uno dei migliori attaccanti del mondo in assoluto, il più forte in assoluto davanti alla porta. Io sono abituato a leggere cose anche a volte non giuste, a volte leggere cose che non hai detto, e queste danno un po' fastidio perché magari ti descrivono come persona e poi realmente non sei quello. Ecco, questa è la cosa più brutta. Però io ho imparato, soprattutto in questi anni, che prima di giudicare una persona uno la deve conoscere. Adesso non parlo di me o di però anche per me, insomma, io non mi permetterei di giudicare una persona che non conosco. Prima bisogna parlarci e poi ognuno si fa la propria opinione. Mi parli del tuo paese, di San Nicolò? San Nicolò mi ricorda tante cose, insomma, tutta l'infanzia, le tante partite giocate nel parco con i miei amici, con mio fratello. Insomma, ci sono tanti episodi bellissimi, insomma, difficili da ricordare, però San Nicolò è un po' tutto, racchiude un po' i miei primi calci al pallone. Ho giocato nel San Nicolò per 7-8 anni. Ricordo mio padre che mi falsificava il cartellino perché ero troppo piccolo, se no non mi facevano giocare. A volte si falsifica per far giocare uno vecchio, magari coi più giovani. In me era il contrario, perché ero troppo giovane, però già, insomma, volevano farmi giocare e mi davano un anno o due in più per poter iniziare a giocare, insomma, no, furono dei begli anni, insomma. Ci torni spesso? Ma no, spesso no, perché è difficile quando si gioca tanto, però là ho anche i miei nonni, insomma, quando posso cerco di tornare per andare a trovare le persone che voglio bene e poi perché a volte rifugiarsi un po' in un posto dove ti senti protetto da tutto, dove hai gli amici d'infanzia, fa anche bene, insomma. Ho letto da qualche parte che tuo nonno ti portava a pescare. Sì, no, ma lì anche mio padre, insomma, a me piace molto andare per funghi, andare a pescare, queste cose qui. Sei un provetto pescatore, cioè si può venire a pesca con te e si impara qualcosa? Ma delle volte preferivo una mattina non andare a scuola per andare a pescare insieme a mio fratello, chiedevo a mia mamma un permesso e mi ricordo, insomma, sì, mi piaceva andare al lago, insomma, qualche trota la prendevo, mi divertivo, insomma.
pesce più grosso che hai pescato? Penso una carpa, ma adesso non mi ricordo bene perché... Però erano dei bei passatempi, insomma. Mi divertivo, anche perché quando sei un po' fuori da tutti, in mezzo a un lago, a pescare da solo, a volte fa anche bene. Mi servirebbe anche adesso, però adesso è diventato un po' più difficile. Ci sono delle leggende metropolitane su Pippo Inzaghi. Adesso vediamo se sono vere o meno, io le ho segnate. Allora, è vero che tu ti ricordi tutti i tuoi gol dal primo all'ultimo? Cioè, come sono stati le azioni, dove ti trovavi tu, dove si trovava chi ti ha fornito l'assist? No, diciamo che ho una grande memoria visiva, nel senso che se vedo una foto tutti si meravigliano perché riesco a capire che partita era. Però questo è probabilmente perché sono attento a tutto, probabilmente anche i miei particolari. E allora riesco, difficilmente sbaglio una foto e non capisco. A volte sorprendo anche i fotografi, perché adesso ormai è diventato un po' un giochino quella di cercarmi di vedere se riesco a capire anche da questa foto che partita era. E io magari anche dalle esultanze, dalla felicità, da tante cose riesco a capire che gara fosse. Che esiste, parliamo sempre se è vero, che esiste una sorta di quaderno segreto dove tu ti appunti tutte le statistiche? No, assolutamente. Questo l'ho letto, ma sono pigro, non lo farei mai, soprattutto per questo, insomma. È chiaro che tengo alcune cassette, soprattutto di episodi importanti della mia carriera, come quando ho vinto la classifica cannonieri, poi del gol in Europa alla Corugna, che quelli sono cose bellissime che mi rimarranno per sempre, allora le tengo conservate, soprattutto magari domani mi piacerebbe farle vedere a mio figlio, ma quello di scriverlo assolutamente no. Che la tua mamma ha una sorta di quaderno rosso in cui appunta i nomi dei giornalisti che scrivono le cose brutte su di te? No, anche questo. Questo non so chi le dice, però sai, a volte non tutti dicono la verità. Però per fortuna devo ammettere una cosa, che ho dei tifosi fantastici che mi fanno dei quaderni con tutti i ritagli di giornali su di me. Sì. Lì c'è pieno, sono proprio lì sotto. Ed è bellissimo perché quelli sono ricordi stupendi, che io non riuscirei a fare, e questi tifosi mi tengono tutto, e poi una volta all'anno mi danno tutti questi quaderni che io conservo perché veramente sono un bel ricordo. Che mangi solo quello che ti prepara la tua mamma, e se esci a cena mangi solo pasta in bianco? No, sono un po' viziato a tavola, però perché mi piace mangiare bene. Non sembrerebbe? No, ma mangio sicuramente meglio a casa che al ristorante, però questo penso che sia un fatto normale, insomma. Cioè, mangi solo petti di pollo? No, però diciamo che il mio pasto, cioè, anche perché ci alleniamo sempre, allora è giusto mangiare la pasta, i petti di pollo, le cose che ci dicono che ci fanno bene. Ma è vero che mangi un uovo ogni sera prima di andare a letto? No, assolutamente. E che tu, Alessandro Del Piero, vi odiate? No, assolutamente. Ti sei innamorato? Bella domanda, insomma, difficile da rispondere, anzi non vorrei rispondere, però adesso a parte tutto io mi auguro un giorno di potermi innamorare e fare una famiglia, perché credo molto nella famiglia e mi auguro un domani di poter avere dei bambini anch'io e potergli dare quello che i miei genitori hanno dato a me. Questo è il mio sogno. Ed è chiaro che non posso innamorarmi della prima persona che capita, insomma, bisogna anche trovare la persona giusta, perché non voglio commettere errori in questo senso, per cui
spero di trovarla. Chiaro, non la cerco perché sarebbe sbagliato cercarla, deve venire da sola e speriamo che arrivi più presto. Ecco, diamo qualche indicazione, perché di fans ne hai tante, ma specialmente perché le email arrivano a noi, giapponesi, cinesi, dal Far East, insomma, tu hai fans di tutto il mondo. Come deve essere la donna ideale di Pippo Inzaghi? Non dico esteticamente, perché, insomma, poi che sia bella è ovvio. Ma sarebbe troppo... perché non lo so neanch'io come deve essere. Quando la troverò, però... ringrazio, guarda, io in Giappone, adesso tu hai parlato del Giappone, sono rimasto allibito dall'accoglienza che ho trovato in Giappone, perché non pensavo che in Giappone mi conoscessero così tanto. Insomma, mi vuole molto bene la gente da questi posti, Giappone, in Indonesia, ricevo tantissime lettere e cartoline da loro, in Cina. Li ringrazio, mi fa piacere, perché penso che sia bello avere anche, sapere che da così tanto lontano tanta gente ti segue e ti vuole bene. Questo penso sia molto bello. Quindi quando non ne potremo più di te sai dove andare? Sì, no, ma io mi auguro di restare sempre qui nei paraggi, perché sono comodo e sto bene. Insomma, ho sempre detto che mi auguro che il Milan sia la mia ultima squadra, ma lo dico perché sto bene, perché meglio del Milan penso non si possa trovare. Per cui speriamo veramente di finire qua. Tu ti sei accorto che durante il derby, credo di no, perché insomma tu pensi alla partita più di ogni altra cosa, c'era un cartellone, stiamo parlando sempre di donne, con scritto Pippo sei buono? Beh, forse perché non mi avevano visto bene. sì, no, l'ho visto, l'ho anche salutato queste ragazze nel riscaldamento perché gridavano e ho visto il cartello, l'ho salutato perché comunque penso che quando qualcuno viene con un cartellone apposta per te sia giusto comunque ringraziarle. Visto che a Milano e soprattutto nella curva del Milan ce ne sono tanti, ringrazio tutti, insomma. Senti, nella tua ipotetica lista alla voce amici, quante persone ci metti? Ma, sai, amici penso che sia meglio pochi ma buoni. Perché io però ho la fortuna di avere molti amici d'infanzia, che mi hanno sempre seguito, che erano con me quando avevo 15 anni e sono con me adesso. Non è facile tenersi gli amici d'infanzia? No, non è facile, però i miei due miei cari amici, grandi amici, sono sempre stati di Milano e tifosi del Milan. E a volte venivano malvolentieri a vedermi quando giocavo con la Juve. Tu pensa il giorno che sono andato al Milan, loro erano le persone più felici del mondo. Però siamo sempre stati, mi sono sempre venuti a vedere, sempre stati molto in contatto e adesso sono veramente molto felice. Beh, Erminio però possiamo metterlo nella voce amici. Sì, beh, senz'altro. Erminio è una persona che ho conosciuto quando sono bene, conoscevo già quando ero alla Juventus, però ho conosciuto bene adesso che sono arrivato al Milan, abita a Gallarate come me. Devo dire che con lui è stato un grande rapporto di amicizia, di stima, mi fido molto di lui e, insomma, ed è bello comunque in questo mondo avere ancora delle amicizie così, così belle, insomma. Ma Pippo, ti devo dire che io lo conosco dai tempi della Juve, però ho approfondito con lui la sua amicizia da quando è arrivato al Milan. Devo dire che è un ragazzo molto semplice, simpatico, di una bontà eccezionale, scherzoso. Io ti dico che sono a volte stressato dal mio lavoro, lui con una battuta riesce a rendermi, a sdrammatizzare qualsiasi situazione. Questo per dirti, vedo che è ben disponibile con tutti, vive in un ambiente molto sano, ha dei genitori eccezionali che gli sono molto attaccati e lui, devo dire, che è molto attaccato a loro e nonostante la sua età vedo che non può stare senza sentire magari 7-8 volte la mamma al giorno. Cioè, devo dire che è un ragazzo molto, ma molto positivo. Bobo Vieri? Bobo, insomma, ci conosciamo da tantissimo tempo. Fra noi c'è una grande amicizia nata dall'Under 21, insomma. Fra di noi non ci sono gelosie, non ci sono invidie. Penso che uno è felice di quello che fa l'altro. Questo penso che sia un po' il segreto della nostra amicizia. Ma non vi prendete un po' in giro quando... non lo so. Sì, no. Quando vediamo qualcosa che scrivono male su di me o su di lui, le prime telefonate sono le nostre per prenderci in giro, però sempre col sorriso sulle labbra, che penso che sia la cosa principale. We'll be right back.
riesce a metterti di buon umore se hai una giornata storta? Mio nipote, Tommaso. Ma io penso adesso... Io non sono sempre di buon umore, perché sarei ipocrita se potessi pensare che qualcosa mi dà fastidio. Insomma, io ho avuto tanto, anche dal punto di vista calcistico, che non mi posso lamentare di niente. È chiaro che mi fa piacere quando le cose vanno bene, quando la squadra va bene, i tifosi sono contenti. Ecco, a volte mi preoccupo un po' troppo di queste cose, che probabilmente a 30 anni dovrei anche passarci sopra maggiormente. Però, siccome tengo tantissimo la mia professione e questa squadra mi ha dato tantissimo, avrei sempre voglia di dare il 100%, però non è sempre possibile. Anche noi siamo persone umane, abbiamo i nostri problemi, perché tutti pensano che uno è un calciatore, però anche noi abbiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, e non sempre si può rendere al 100%. Per cui niente, però qui al Milan, devo essere onesto, so che mi apprezzano molto anche fuori dal campo, e questa per me è la cosa principale. E io cerco, e comunque quando sono circondato dalle persone a cui voglio bene, adesso dicevo Tommaso, ma io quando c'è mio fratello, i miei genitori, i miei amici, sono molto sereno e sto bene. In quale posizione dormi? Ma penso che principalmente su un fianco, però non sto molto attento quando sono, dormo, insomma, come mi trovo, mi trovo. Sei uno che si addormenta facilmente? Beh, questo dipende un po'. Prima delle partite non facilmente, purtroppo, perché quello sarebbe il momento più bello, perché io il problema mio è che quando vado a letto la sera prima della partita non vedo l'ora che sia il giorno dopo per giocare la gara. No, non teso, però non vedo l'ora di giocare la partita. Allora, quando vai a letto con questo pensiero, è proprio la volta che fai fatica ad addormentarti, e non passa mai la notte prima della partita. Però con questo non sono migliorato, nonostante le tante partite che ho giocato, purtroppo. Questione di carattere. Sì, beh, sarò sempre così, e meno male che finché così vuol dire che ho ancora grande passione per il lavoro che faccio. Che cosa c'è sul tuo comodino? Sul mio comodino c'è una luce, sì, una lampada, c'è una foto di Padre Pio e l'acqua. Chi l'ha data la foto di Padre Pio? Ma me l'ha data mio padre, penso. La prima cosa a cui pensi quando ti svegli il mattino? Di sentire le persone a cui voglio bene, che sia tutto a posto, che stiano bene. Dimmi una cosa, oltre a segnare, comunque giocare, che sai fare proprio bene. Cucinare abbiamo capito, no? Cucinare no, guidare no, non ce n'è allora. Come guidare no? Vabbè, mi viene bene fare lo zio, ecco. Ti verrà bene anche fare il papà, dico. Sì, beh, lo spero. Una cosa che proprio non sai fare. Accettiamo suggerimenti, eh? Cosa ha detto? No. Non si può dire questa. No. Cantare è disastro. Sei stonato? Stonatissimo. Ballare, però. Male. Senti, ma ti hanno sempre chiamato Pippo? Chi è stato il primo? I tuoi? Perché a te non piace essere chiamato Filippo, comunque preferisci no, Pippo. No, io non ho problemi, però ormai chiamano tutti Pippo, è normale che uno poi si affeziona al soprannome, sì. We'll be right back.
10 anni di tifosi. Ti hanno seguito fino ad ora e fanno quasi tutto il... Ma c'è poco da dire, insomma, io mi auguro di continuare a dargli delle emozioni, è la cosa principale, perché loro ne danno tante a me. E io quando esco dal campo il mio primo pensiero è che la squadra abbia vinto, che io sia felice, ma che tutti i tifosi siano contenti di quello che abbiamo fatto. Per cui io e Milan speriamo di regalargli tante cose.